Il contante invece va direttamente al cameriere e quindi esatto, esatto. Tasse. Il datore di lavoro diciamo che non ne sa nulla perché va nelle tasche del lavoratore direttamente. Nel caso in cui c'è il pagamento attraverso banco, attraverso carta di credito, è evidente che lì entra nella retribuzione. Direttore, vuole aggiungere una cosa? Allora, il pagamento con carta di credito con mancia sopra è un trappolone per i ristoratori, perché quando arriva la guardia di finanza di un ristorante, che cosa fa? Prende la strisciata della carta di credito e la confronta con le ricevute fiscali, con il registro di cassa. Allora, se io ho un conto di 90 euro e ci metto sopra il 10 di mancia, la strisciata della carta di credito sarà 100. Non c'è una ricevuta fiscale di 100 euro, c'è una ricevuta fiscale di euro 90, quindi lui viene sanzionato per non aver rilasciato la ricevuta fiscale di euro 100. Poi facciamo un altro ragionamento, la banca a fine anno la banca si troverà sopra diciamo 10.000 euro di mance. Questo però non viene esposto e quando la Guardia di Finanza mi fa il controllo con le banche mi trova ricavi di 10.000 euro non denunciati. Quindi questa è una trappola diciamo, in cui cadono tanti ristoratori. Oltretutto il rapporto con il cliente e il cameriere deve essere diretto. In questo modo non è più diretto perché i soldi entrano dal ristoratore e questo come gli fa uscire i soldi senza il racconto e senza contributo? Non c'è nessuna eccezione nell'ordinamento. Poi sul discorso della percentuale di servizio sulla quale ha risposto il dottor Moretti, io volevo tranquillizzare il dottore perché io quando mi sono diplomato in posto universitario in diritto sindacale del lavoro ho fatto all'Università di Roma una tesi sulla retribuzione con partecipazione agli utili con un certo Gino Giugni e le tesi hanno pure risposto il dottor Moretti, quindi su questo abbiamo la massima sicurezza. No, però è bellissima questa cosa. Allora io faccio un conto, anzi un preconto, e metto 10 euro di preconto e 90 di mancia. E lo porto, striscio 10 euro, mi piglio 90 in nero, è fantastico. Non avete sentito nulla, no, ovviamente. Allora, entriamo più nel dettaglio con la ricerca che prevede abbastanza diapositive. Il monitor alla vostra destra. Anche a sinistra per par condicio. Buonasera a tutti. Io partirò, insomma, proverò a fare un quadro generale sia europeo che extraeuropeo portando due casi, il caso del Giappone e il caso dell'America. Parto dalla Francia. In Francia le mance sono di uso comune, il Ministero dell'Economia ha definito e quindi ha preso atto dell'esistenza delle mance e le definisce come una certa quantità di denaro offerto al cliente come ricompensa al dipendente. Ovviamente le mance non sono soggette a tassazione e non sono nemmeno trattate come parte dello stipendio perché ovviamente non sono gestite da parte del datore di lavoro. E questo spesso si confonde con la percentuale di servizio, quello che un po' Moretti prima ha provato a spiegare. E quindi mentre la percentuale di servizio viene incassata dal datore di lavoro e quindi ci pagherà tutte le tasse ovviamente del caso. Passiamo anche alla Germania. La Germania è di uso comune lasciare le mance, sono considerate come un dono remunerativo. Non sono presenti disposizioni di legge o contrattuali, tuttavia la giurisprudenza tedesca ha precisato il punto che le mance sono del dipendente e il datore di lavoro non può e non deve dividerle con altri lavoratori, quindi se il dipendente prende 30 euro di mance, non si può, la giurisprudenza tedesca ha detto che non le deve dividere con i colleghi, quindi sono personali.
queste non fanno parte del fatturato aziendale, quindi non sono tassate e non fanno parte nemmeno della retribuzione. Passando poi alla Spagna, è di uso comune, le mance oscillano generalmente dal 5 al 10% del prezzo, si diceva prima, insomma, generalmente è questa. E in realtà in Francia la mancia media va da 0,15 centesimi a 2,50 euro, quindi generalmente è questa la quantità media. Ma il paese più vicino a noi, in quanto a normativa e a caso nazionale? Ma in realtà anche la Spagna, cioè, simile al nostro. Non c'è una legge o la contrattazione non va a definire un quadro specifico delle mance. I dati però dimostrano che vanno ad integrare realmente la retribuzione dei lavoratori spagnoli e in un periodo di crisi il sindacato spagnolo ha dichiarato che le mance sono diminuite per due motivi. Prima di tutto perché con l'entrata della Spagna nel sistema dell'euro. E secondo motivo, proprio il discorso della tracciabilità del banco, quindi cioè, è un limite l'utilizzo della carta di credito. Andiamo avanti. La Polonia. La Polonia è un caso un po' particolare, perché risale proprio al 1700, nel 1700 in Polonia i lavoratori erano retribuiti solo con le mance e quindi è un po' il ritorno al passato. In realtà in Polonia non è obbligatoria, è di uso comune e si dice che è pari ad uno stipendio, quindi se non si lascia la mancia forse il lavoratore se la prende un po', insomma. Meglio non tornarci in quei ristoranti, sennò non si avvelena. Assolutamente, non fa parte del fatturato e non fa parte nemmeno della retribuzione, però come abbiamo detto è una parte consistente del salario, insomma. Andiamo in Svezia, non è una ricetta, questo salone non è una ricetta, è una donazione che è diventata consuetudine, nonostante gli albergatori, i ristoratori sconsigliano insomma questa prassi, in Svezia si tende a lasciare la mancia, anche se non appartiene al costume tradizionale. Non sono presenti disposizioni di legge di contrattazione, non fanno parte del fatturato e non fanno parte nemmeno della retribuzione. Ovviamente lì non c'è una legge che stabilisce il trattamento delle mance, però tutti gli importi extra che vengono aggiunti al servizio e nel caso in cui il datore o il ristoratore in questo caso sia a conoscenza devono essere tassati. Regno Unito. Il Regno Unito è di uso comune, assolutamente. Non sono però presenti disposizioni di legge o di contrattazione, non fanno parte del fatturato, non fanno parte della retribuzione e molto spesso si confonde con la percentuale di servizio. Nel Regno Unito si può ad esempio lasciare la mancia con pagamenti insomma, di carte elettroniche. Vado veloce, Giappone. Questo Giappone è un caso particolare perché non fa parte del comune, del costume comune insomma, della nazione ed è considerata quasi offensiva, quindi il rischio è che il lavoratore in questo caso si offenda della mancia. Viene presa come estorsione? Sì, sì, perché tra l'altro anche la definizione di mancia, che non so se la pronuncia è corretta, o kipu o kokurupuke. Sì, sì, qualcuno annuisce la testa e dice... Probabilmente sì, insomma, vuol dire pagare con il cuore. In realtà pagare con il cuore, i lavoratori giapponesi ci rimangono male, insomma, forse ma non conviene lasciare la mancia, allora. Non fa parte del fatturato, non fa parte nemmeno della retribuzione, perché ovviamente non si lasciano. Infine, il caso americano. È una prassi consolidata e diffusa, credo che sia, questo in tutti i sensi va ad integrare la retribuzione,
c'è una legislazione, più legislazione, dovete sapere che in America ogni piccolo stato stabilisce le proprie regole all'interno sul mercato del lavoro, quindi in alcuni stati stabiliscono ad esempio che al dipendente si debba applicare, poi cioè, sul conto si debba applicare la mancia, perché va ad integrare letteralmente la retribuzione, quindi quando ci portano il conto e successivamente aspettano la mancia, perché altrimenti a fine mese insomma, è difficile arrivarci. Insomma. E il costo del servizio è sempre escluso dal conto finale, lo stipendio dei camerieri dipende proprio dalla quantità di mance che riescono a accumulare e il datore di lavoro assolutamente non può toccare quella quota, quella massa. Se non sbaglio c'è un caso... caso di una grande azienda che, sempre per non fare nomi, non facciamo nomi, ha perso una causa perché si era presa, una grande azienda americana, si era presa le mance dei propri dipendenti considerandole come qualcosa che dovesse appartenergli. E invece la Corte di giustizia americana, adesso no, la Corte Suprema, ha sancito e quindi hanno dovuto risarcire per diverse centinaia di migliaia di dollari i propri dipendenti. Ecco, nel caso degli Stati Uniti è personale la mancia oppure finisce nel calderone del ristorante, Andrea? Assolutamente personale, cioè quella va ad integrare la retribuzione, si parte da una paga base di pochi euro e tutto il resto è composto dalle mance, quindi poi come viene divisa, come viene compartita all'interno del personale? Uguali parti? No, è personale. Quindi... Sì, però tu sei il cameriere, l'altro il cuoco, cioè prendi tanto, oppure ci sono delle percentuali differenti in base al lavoro? Probabilmente il cuoco è retribuito in maniera diversa, non è retribuito solo per il servizio, insomma, servizio a tavolo, insomma, questo è normale.